grazie dell'invito, grazie di questa opportunità e di vedere anche nello stesso luogo tante idee, perché qui credo che i protagonisti di questo incontro sono le idee, ancor più che le persone, e le idee, i progetti, il futuro. L'impegno del governo è su più fronti. Innanzitutto dobbiamo cercare di affrontare la questione che è più sentita spesso dai cittadini, che è quella della ricostruzione. Il primo impatto ovviamente è quello che viene percepito come c'è, non c'è lo Stato nel momento in cui vengono avviati i cantieri. Il motivo per cui abbiamo deciso di portare avanti questo decreto, che è il decreto sblocca cantieri, che va a rispondere alle esigenze di intervento per semplificare le procedure della ricostruzione pubblica, perché al di là della ricostruzione privata è quella pubblica che dà il senso di una presenza dello Stato che sta aiutando. Come dicevo qualche giorno fa, ho convocato un tavolo istituzionale con tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione pubblica. A volte si basa sui numeri, allora si vedono i numeri e si dice abbiamo rifatto il 70% della ricostruzione pubblica, poi magari scopri che quel 30% sono quelle opere essenziali. Puoi aver ricostruito 10 interventi di ricostruzione pubblica, ma magari non hai fatto la scuola, che è quella che è più importante considerata per i cittadini. E questo è il primo intervento, ma questo è un intervento devo dire ordinario. Quello invece che è importante in particolare per il sisma, per l'Abruzzo, per l'Aquila, per il sisma del 2009, visto che sono passati 10 anni, quindi è forse il più antico che abbiamo oggi in essere, ancora in corso in questa fase ovviamente viva, poi ovviamente sono quelli vecchi che ancora hanno gli strascichi, che possiamo parlare anche del Belice che ancora non è di fatto chiusa, però è quello che è ancora in una fase viva di ricostruzione. C'è il rilancio del territorio, è una esigenza che oggi viene sentita anche dai terremotati del centro Italia, il terremoto del 2016, che stanno cominciando a comprendere loro adesso quanto è importante un rilancio del territorio in termini economici, sociali, di partecipazione. Motivo per cui per esempio questa settimana sarò ad Amatrice a fare degli incontri con dei produttori di latte per cercare di capire che tipo di interventi si possono fare per rilanciare dei settori economici. In tutti i giri che ho fatto in questi primo mese, perché mi ho fatto un incarico che mi è stato dato a fine dicembre, a gennaio e febbraio ho cominciato a girare un po' in tutte le regioni. E come potranno confermarvi magari anche qua il direttore qui del Gran Sasso Science Institute, tutti i nostri incontri si sono conclusi con un centro di ricerca o un'università. Siamo stati in Umbria, siamo stati nelle Marche, siamo stati in Abruzzo, abbiamo incontrato le istituzioni, le forze dell'ordine, abbiamo incontrato i responsabili della ricostruzione, abbiamo chiuso la giornata con la ricerca. Abbiamo chiuso la giornata con un'università, con un centro di ricerca, con qualcuno che potesse darci la prospettiva di un futuro e di un rilancio. E qui i progetti che sono stati messi in campo sono interessanti, perché non hanno solo la visione del progetto inteso come qualcosa che io realizzo per sostenere questo posto, ma qualcosa che io realizzo per una ricerca, per uno sviluppo che può portare sì sviluppo all'area in cui si sta realizzando, ma che può portare ampio respiro. Io quando penso, per esempio, siamo stati, se non ricordo male, nel Teramano, si sviluppavano all'Università di Teramo la ricerca dei materiali per i puntellamenti delle opere tutelate da vincoli architettonici, e quindi immaginare dei materiali che potessero essere solidi ma allo stesso tempo sostenibili da un punto di vista architettonico. Oppure quando siamo stati al Gran Sasso Science Institute abbiamo visto i progetti per esempio per il modeling delle montagne, di come si muovono, anche il dissesto idrogeologico, insomma, oppure anche visto la progettualità in merito all'individuazione di ogni singolo fabbricato, quello che è sul comune dell'Aquila,
su come viene creata una banca dati che permette di avere un accesso facile a tutte le informazioni. Sono cose che sono replicabili altrove, cioè portano un valore aggiunto alla realtà in cui vengono realizzate, ma alla fine diventano patrimonio di tutti. Quindi uno sviluppo che è, cioè in sostanza, questi territori che sono stati colpiti da un evento tragico diventano laboratori per prevenire, dove è il caso di prevenire, per sviluppare nuove tecnologie. E credo che si debba partire assolutamente da questo, confermando l'idea del progetto Next Start con tutte le sue caratteristiche, con una però attenzione particolare al fare rete. Credo, dal quel che ho percepito, a volte è successo e forse adesso si sta comprendendo che bisogna superare questo modello. Non bisogna immaginare le iniziative come iniziative singole, e qui mi riferisco ai vari comuni, alle varie iniziative che fanno i vari comuni, quindi non ai centri di ricerca, non all'università, ma alle iniziative che spesso vengono proposte dai singoli comuni e che vengono inserite all'interno del progetto Restart. Se sono iniziative singole, non contribuiscono a uno sviluppo di un'area. Allora lì è importante far rete, è importante che le iniziative abbiano un respiro futuro, cioè, la dico in maniera molto semplice, non è una sagra, non è una festa, non è un'iniziativa singola estemporanea in un comune che sviluppa quel comune, che porta magari dei turisti in un'occasione specifica, ma è finita lì. Poi la volta dopo devi riproporla e devi rilanciarla nuovamente. Bisogna fare un progetto che porti vero sviluppo. Quindi questo è l'impegno forse maggiore oggi che serve. E, ripeto, non è che serve in questo caso un impegno del governo, serve un impegno del governo a fare da collettore, a stimolare questo tipo di iniziative. Motivo per cui a breve riconvochiamo il tavolo, se non ricordo male, già convocato per il 22, il tavolo di coordinamento che si occupa appunto del progetto, del programma Restart, per esaminare i nuovi progetti. Ma il tipo di messaggio che cerchiamo di portare a questo tavolo è questo: che i progetti non siano progetti singoli, individuali, ma facciano parte di un progetto complessivo, perché quest'area riparta, come dice lo stesso nome del progetto. Quindi questo è il tipo di impegno, quindi una conferma del programma, una maggiore attenzione a che siano progetti che portino valore aggiunto al territorio, ma che lo portino realmente facendo rete tra i vari comuni. Il supporto ovviamente di tutti gli enti coinvolti, la Formez, le strutture di missione, ovviamente è fondamentale per ottenere il miglior risultato possibile. Grazie, sottosegretario. Ecco, e mi scuso fin d'ora, ma c'è in aula il decreto sblocca cantieri in commissione, ovviamente, che mi hanno spostato, era alle 15, alle 14, l'ho spostata alle 16, per cui a brevissimo devo lasciarvi. Per noi è importante che lei sia qui, ma che stia anche lì. Quindi assolutamente comprendiamo. Anche perché ci sono degli interventi che servono proprio a velocizzare la ricostruzione pubblica, che oggi è quella che soffre di più. Senza ricostruzione non c'è sviluppo. Non è quella pubblica. E senza sviluppo probabilmente non ha senso la ricostruzione. Quindi io dico sempre: ricostruiamo cose, abbiamo pensato a ricostruire cose, a restituire cose, dimenticandoci di ricostruire vite, ricostruire vite. E credo che il futuro debba essere vista così. Motivo per cui sul decreto sisma Catania, sulla parte Catania, abbiamo ridotto il più possibile la parte ricostruzione vera e propria, per dare più spazio allo sviluppo dell'economia, come è stato per il ponte di Genova, a quelle che sono iniziative che possono aiutare le imprese che stanno soffrendo magari